Comunque sono stata molto contenta di aver fatto l'opera da tre soldi perché dicevo oggi con qualcuno, mi pare con te Gabriella, no? Che da Strehler ho imparato un po', lui mi ha tirato fuori un po' quel senso di drammaticità, di tragicità che ho dentro, che io non sapevo di avere così profondo. E poi mi ha dato una spinta per imparare a cantare le canzoni staccate, un po' staccate, che è una grande cosa. Però né da Brecht né da Strehler, io non... Ho fatto l'opera da tre soldi, poi Strehler proprio mi ha lasciata cadere, non si è più occupato di me. Mi voleva per il trentennale del Piccolo Teatro, naturalmente io non ci sono andato. Come approfondisci? Naturalmente. Perché? Ma perché di no? Scusa un momento, uno mi fa fare l'opera da tre soldi, lavoro come una bestia, 3 mesi di prove, faccio quel po' di successo, sono 20 anni che non si occupa di me, tranne che mandarmi un biglietto la sera dopo la prima della Scala, che era stato un trionfo, ho mandato un biglietto la sera dopo di congratulazioni. Guardi, io non so in Italia se è così, in America è un insulto tremendo. Si manda un telegramma, un biglietto di auguri la sera della prima, no? Abbiamo saputo il tuo successo, noi siamo felici, capirai. Hai capito? E mi manda a chiamare, cioè mi telefona lui. Amore, adorato, allora vieni su. E io, a parte avevo mia sorella che non stava bene, non andavo lo stesso, gli ho detto non so se posso, vengo. Cosa andavo a fare che non ha fatto niente nessuno? E lui aveva il copione in mano, è andato su e giù dal... L'avete visto? Cosa fanno gli attori? Niente. E poi, perché vado? Sarei andata per vedere Paolo Grassi perché è un amico. Ma francamente, andare a spendere i soldi del viaggio per andare al Piccolo Teatro a reggere la coda, signor Strehler, che per lui non ci penso neanche a questo punto della mia vita, posso dirlo, perché non ho bisogno di loro. Sì, certo, però Ciao, passi. Ho sofferto molto quando sono rientrata, che non mi filavano per niente proprio, fino a che ho fatto l'opera da tre soldi. Poi mi hanno lasciata cadere così. ecco, una cosa che non ho ancora ben capito dalla carriera, la carriera di Millie. Dopo 14 anni sei rientrata dall'Italia, Sì, all'Italia. sì. 14 anni in cui lei compò di quelli che sono stati i Due tuoi anni a successi. Parigi e 10 Ecco, in esatto. America. Lei È una compò vita. dei tuoi successi, no? Beh, Perché insomma. sono un po' arrivati. Come mai allora è caduta proprio su di te la scelta di Jenny, del personaggio di Non Jenny? lo so. Mi hanno detto ultimamente che è stato Checco Rissone, stavano cercando Jenny e non la trovavano, Strehler non l'aveva mai vista, lui credeva di vedere una vecchia cadente, tanto è vero che quando ci siamo truccati e vestiti sono andata fuori e mi ha detto, ma io volevo un mostro. E ho detto, ma scusa perché hai preso me, via mi a truccare, ti dice no, sei talmente bella, rimani così perché sai, fa la scena lui, hai capito? Sì, E l'ho poi tutti i visto miei dietro gesti li proprio. hanno fatti gli altri facendo Jenny, non si discute. Lui non mi ha aiutato, lui mi diceva tu fai e poi io ti... Sì, infatti quando è venuto qui a girare il giardino dei ciliegi, quando mi ha messo le prove, cioè io sono intrufolato, queste prove è un tipo un po' così, Beh, scenico. sì, Cioè è scena lui oh, stesso, Madonna no? mia. Fa parte della scena. Oddio, Dio, Dio, perde delle ore, cioè noi perdeva delle ore a spiegarci il teatro epico per una frase che nessuno ancora oggi ha capito niente, non me lo vengono a dire perché io giuro sui miei occhi che ci vedo poco, che nessuno ha capito che cos'è il teatro epico, nessuno. I tedeschi sono epici loro, la loro lingua, mio fratello ha lavorato in Germania e in Austria tutta una vita, aveva sposato una viennese, no? Dice non... Brecht non è questo quando ho visto l'opera da tre soldi. Questo è barocco, è molto bella, ma non è Brecht. Il tedesco può dire le cose più spaventose sottovoce. Noi invece cominciamo, signori, voi mi vedete, c'è quella Madonna, che è sta roba? Capito? No, loro, difatti, se voi avete il disco di Lotte Lenya, ce l'avete? Il disco di Lotte Lenya? Che canta. No, della Gisela May. Anche Gisela May Gisela forse lo ha May, capito. anche lei forse. Non, lui Strehler, beh, lui ha fatto una bella cosa. Il secondo non l'ho visto. Secondo l'ho visto io. Mia nipote anche l'ha vista, si Sì, è l'ho visto. annoiata da morire. Era molto. A me dava Cioè, c'era tristezza. un personaggio che mi è piaciuto da morire. Ed è La Lazzarini, stato, a parte tedesca. la tedeschi, tedeschi Io veramente mi è sono. piaciuto molto. Vede, voi non avete visto il nostro Pigeon.
prima è stato Caro Tenuto e poi Boazzelli. Era untuoso, grasso, flaccido, era più giusto. Tedeschi è troppo simpatico per fare. E poi Modugno. Sì. Non lo so, è bravissimo, ma vuoi mettere Tino Carraro? Tino Carraro c'ha poi, è buono come il pane, ma quando ride in un certo modo gli si chiudono gli occhi da cinese, no? E gli viene una faccia perfida, era stupendo. Poi la Marina Bonfigli, bravissimo, la Giusi raspanidandolo, era brava. Ah, ma sai, non è che io penso che le cose che ho fatto io, no, per l'amor di Dio, ci deve essere state delle cose belle. No, io non parlo per Jenny, per Milva, per carità, perché Jenny è un personaggio che avrebbe potuto e lo può fare chiunque, è completamente staccato dall'opera da Tre Soldi, non ha niente a che fare con me. E difatti lui mi diceva, guarda, il tuo è un personaggio difficile perché è completamente staccato. Io ho fatto una fatica d'inferno.